Salve a tutti quanti, ben ritrovati nella cucina di Tommy and the Cooker. Quando c'è veramente tanto caldo, non abbiamo voglia di cucinare. Perciò quello che vi propongo oggi è una mia versione degli spaghetti al limone. Cominciamo! Gli ingredienti sono spaghetti, limone, basilico, aglio, olio extravergine d'oliva, sale grosso e sale fino e pepe di Timut. Questa spezia che ho deciso di utilizzare è un parente del pepe di Sichuan. In realtà è una bacca molto aromatica, i cui profumi ricordano il pompelmo. Se volete, potete usare anche il pepe normale per un risultato più semplice. Per prima cosa mettiamo a bollire l'acqua. Mettiamo una padella sui fornelli, olio, l'aglio, potete metterlo intero, vestito, oppure come me schiacciarlo. E lo facciamo imbiondire a gas molto basso. Spezzettiamo con le mani qualche foglia di basilico. Spegniamo e lasciamo intiepidire. Mettiamo il sale grosso. Caliamo la nostra pasta. Ho scelto degli spaghettoni. Prendiamo il nostro pepe e iniziamo a pestarlo. È sufficiente pestarlo grossolanamente. Una parte la mettiamo in padella e l'altra parte la teniamo per completare il piatto. Se fosse pepe normale, vi suggerirei di tostarlo in padella prima di mettere l'olio. I nostri spaghetti sono quasi cotti e a questo punto grattiamo la scorza di limone. Scoliamo la pasta. Mettiamo un altro po' di basilico. Mescoliamo. Aggiungiamo all'ultimo la scorza di limone. Per la cronaca, la scorza di limone andrebbe grattata direttamente sopra la pasta. Un altro po' di pepe, fogliolina di basilico per decorare e gli spaghetti al limone a modo mio sono pronti. Buon appetito!